Adesso siamo in diretta anche su Facebook. Buonasera a tutti, Buonasera a tutti. grazie per essere qui. Noi Ciao. lasciamo la parola al nostro caro Luciano Vitacolanna che però ha qualche problema di connessione purtroppo, quindi speriamo di non avere problemi nel proseguo della lezione. Ci sentiamo alla fine. Luciano, a te la parola. Grazie, buonasera a tutti, è un piacere rivedervi e stare insieme con voi. Allora, il tema, diciamo così, di cui parlerò è il rapporto con l'amore. Mi sentite? Ditemi sì. Allora, io vorrei partire da una celebre, da un celebre Carme di Catullo, che tutti hanno studiato a scuola. Io ho fatto avere il materiale ieri e questo è il famoso Carme 85 di Catullo, che dice, dico in italiano, dice odio ed amo. Cosa succede? Ah, no, va bene. Allora, facciamo una cosa. Allora, prima di partire con Catullo, possiamo partire con questa scritta. Nadia, mi sentite? C'è qualcosa che ho chiuso. Luciano, ti sentiamo, puoi andare. Allora, rimetti, facciamo una cosa. Ti mettiamo i file. Stavo dicendo, no, parlo con Catullo, odetamo, qual è, non ritrovo il Ma testo, ce lo mettiamo noi, ce lo mettiamo noi. aspettate un attimo, non ritrovo. No, ma io volevo il testo latino, va bene, no? Allora, partiamo da questa scritta qui. Bambola, falsa e vigliacca, ti amo, appunto. E tu non hai capito nulla, a 9.529 chilometri con te nel cuore e nella mente. Questo è un tipico esempio di odio e di amore. Io ho analizzato questa scritta nei particolari e ho cercato di interpretare questa scritta di questo ragazzo che è stato evidentemente deluso dall'amore, dalla sua donna, dalla sua ragazza. Perché gli dice bambola. Ora bambola è un tipico, no? Un tipico attributo, un tipico modo di rivolgersi a una persona di sesso femminile che però è un termine, ambiguo. Perché bambola, ricordiamoci Fred Buscaglione, bambola ha anche un'accezione un po' negativa, nel senso sei bella ma sei stupida. Infatti subito dopo dice bambola, falsa e vigliacca. Bambola qui può anche significare persona che non reagisce, che è un fake, che è una astrazione, ma non è nulla di concreto, di vero. Infatti subito dopo questa persona che scrive questa cosa, questo testo, dice bambola, falsa e vigliacca, però poi aggiunge ti amo. Quindi unisce l'odio, il disprezzo, falso e falsa e vigliacca, a una manifestazione di amore, ti amo. Poi la scritta è concepita molto bene, poi mette un punto, e tu non hai capito nulla, e tu. Questo è
può anche avere il valore di ma tu non hai capito nulla di chi? Evidentemente di me, non hai capito nulla della nostra relazione. Poi c'è una cosa stranissima, c'è una cifra precisa, non dice 10.000, 9.000 chilometri, ma a 9.529 che è preciso al massimo, non dice manco 9.530 km, 9.529 km. Con te nel cuore e nella mente. E questo è molto interessante. Perché? Perché ancora una volta questa frase è ambigua. È ambigua perché se chi ha scritto questo testo è così preciso da dire 9.529 km, vuol dire che ricorda esattamente dove è avvenuto quello che nell'antichità si chiamava il discidium. Cioè la separazione, la rottura, la litigata, insomma. A 9.529 km, con te, nel cuore e nella mente. E questa è un'espressione quasi di tipo greco, cioè mette in rapporto la parte irrazionale dell'essere umano, il cuore, dove è situata appunto, dove è la sede delle emozioni, e quindi l'amore, e nella mente. La parola mente invece ci porta a pensare alla parte razionale di noi, dove mente significa non solo dove è, diciamo così, intelligenza, ma anche ricordo. Quindi nel cuore e nella mente di questo ragazzo è rimasta l'immagine, il ricordo, l'amore, tutto quello che c'è stato fra lui e questa bambola. Quindi nel cuore e nella mente, cioè nella parte irrazionale, emotiva di questo ragazzo, il cuore, e nella parte anche però razionale che lo porta a scrivere questo testo, è rimasta l'immagine di questa ragazza, di questa, diciamo ragazza perché io sono sicuro che la cosa è stata scritta da una persona giovane, rivolta a una persona giovane. Però esattamente noi non riusciamo assolutamente a interpretare perché a 9.529 km, cosa significa 9.529 km? Io ho cercato di individuare dove può essere questo posto. Potrebbe essere in California, potrebbe essere nelle Hawaii, ma non ha importanza dove. Poi 9.529 km può significare anche un'altra cosa, perché noi pensiamo alla distanza in orizzontale, tanto per capirci, ma questo può essere anche una distanza in verticale, e cioè per esempio potrebbe, il discidium, la separazione, la rottura potrebbe essere avvenuta per esempio su un aereo a 9.500, di solito gli aerei normali viaggiano 8.000, 10.000 di altezza. Però, ripeto, un'interpretazione netta, chiara, precisa di questa frase, noi non riusciamo ad averla. Ma è questo un esempio moderno perché è la data si legge più o meno il 25 marzo pare, del 18 dovrebbe essere più o meno. Comunque è recente, questo è un muro che sta a Chieti. Vedete anche cassonette dell'immondizia, una macchina, eccetera. Potremmo dire che questa frase è un esempio, o una, diciamo così, una riproposizione moderna di un tema vecchissimo, di un tema vecchissimo che risale appunto, quantomeno per quanto riguarda la nostra civiltà, cioè la civiltà occidentale, risale ai greci e ai latini. Io volevo partire con la frase di Catullo, la famosa frase, il famoso Carme 85 di Catullo, che tutti quanti coloro che hanno studiato latino si sono trovati davanti a scuola, ed è Odi et amo, quare faciam nescio, sed fieri sentio et excrucior.
Cioè, tradotto letteralmente, io vi ho fatto avere una traduzione, che è quella della corte. Odio e amo, forse mi chiedi come io faccia. No, non è questo, è dopo, ci deve essere un altro, eccolo qui, all'ultimo, odio e amo, forse mi chiedi come io faccia, non lo so, ma sento che questo mi accade, qui è la mia croce. Ora, tutte le traduzioni di questo Carme, che è un Carme molto molto breve, è un distico, sono due versi. Tutte le traduzioni, diciamo così, sono difettose. Sono difettose e non possono non essere difettose perché? Perché il problema di questo carme è l'ultima parola. L'ultima parola in latino è ex crucior, letto con la pronuncia classica ex crucior, ex crucior. Cosa vuol dire Catullo? Catullo vuole dire che lui si trova in una situazione di conflittualità interiore, cioè da una parte odia e da una parte ama ovviamente Lesbia. Lesbia sappiamo che era la donna amata da Catullo dietro questo pseudonimo, questo segnal, come direbbero i provenzali, si nasconde una donna famosa e importante dell'antica Roma, lui si trova a vivere questa conflittualità tra l'odio e l'amore. E poi dice, io ti odio e ti amo. Dice, ma com'è possibile tutto ciò? E lui dice, io non lo so, non riesco a capire come io possa fare a contemporaneamente odiarti e amarti, però so che è così. E poi aggiunge, dice alla fine che lui dice ex crucior. Ora le traduzioni sono, ripeto, numerose e nessuna riesce a rendere esattamente il valore di ex crucior. Perché? Perché questo verbo significherebbe letteralmente essere messo in croce. Infatti Della Corte traduce qui è la mia croce. Ma anche Della Corte non riesce a rendere bene la cosa, perché non è tanto l'essere in croce nel senso in cui noi intendiamo portare una croce, essere in croce, cioè essere nei guai, essere in una situazione negativa, di sofferenza e così via. Excrucior è molto più forte. Excrucior non solo si riferisce al fatto che uno che è messo in croce voi sapete, messo a X, no? Le braccia e le gambe, no? Perché non pensiamo alla figura di Cristo con le braccia in orizzontale e le gambe in verticale. Dobbiamo pensare proprio alla croce, alla X. Ma qui si fa riferimento anche a qualcosa di più alla Dario Argento, e cioè il fatto che le persone che potevano essere punite con la tortura di essere squartati da quattro cavalli, due cavalli tenevano le braccia e due le gambe del povero disgraziato, e quindi Catullo si sente lacerato, va bene, come se fosse non tanto messo in croce, ma diciamo così, tirato per i piedi e per le braccia da quattro cavalli. Quindi voglio dire, è quasi normale che l'essere umano provi questi sentimenti, se vogliamo essere precisi, questo sentimento dell'amore di Catullo lo si ritrova per esempio anche in Ovidio, nel nostro Ovidio. Ovidio, no? Sappiamo che era di Sulmona. Ovidio è stato un poeta che ha dedicato all'amore diversi testi e diversi componimenti. Negli Amores, appunto, negli amori, lui si rivolge alla donna amata e dice la stessa cosa più o meno di Catullo, però lo dice in modo meno tragico.
Dice odoros hipoteros in vitus amavo, cioè io ti odierò se potrò. Se non potrò, ti amerò non volendo. Cioè qui ancora una volta l'amore prevale sull'odio e sembra proprio che questo amore sia più forte di qualsiasi odio, anche se una persona è stata lasciata, è stata abbandonata. Il ricordo di questo amore che si fissa nel cuore e nella mente, proprio come in quella scritta su quel muro, è più forte il ricordo dell'amore, dell'odio che si deve provare per la persona che ti ha tradito, ti ha lasciato, ti ha abbandonato. Ma la fisiologia dell'amore nell'antichità, la più importante, la più intensa fisiologia dell'amore, si trova in un famoso Carme di Sappho, che poi è stato, guarda caso, ripreso da Catullo. Il Carme di Sappho, il famoso frammento 31 Foect, dice, lo leggo in italiano, voi dovreste averlo in italiano, no, questo Catullo, eccolo. Questo qui, il secondo testo che voi vedete, e dice: pari agli dèi mi appare lui, quell'uomo che ti siede davanti e da vicino ti ascolta. Dolce suona la tua voce e il tuo sorriso accende il desiderio. E questo il cuore mi fa scoppiare in petto se ti guardo per un istante. Non mi esce un solo filo di voce, ma la lingua è spezzata, scorre esile sotto la pelle, subito una fiamma, non vedo più con gli occhi, mi rimbombano forte le orecchie e mi inonda un sudore freddo, un tremito mi scuote tutta e sono anche più pallida dell'erba e sento che non è lontana per me la morte. Il Carme veramente continua ancora, ma ci sono dei problemi filologici che non è il caso qui di affrontare. Che cosa sta a significare questo componimento di Saffo? Cosa è questo componimento di Saffo? Questo componimento di Saffo che viene ripreso da Catullo, va bene? Il Carme di Catullo è il 61. Quell'uomo mi sembra pari a un dio, quello, se si può dire, supera gli dèi, quell'uomo che sedendo davanti a te incessantemente ti guarda e ti ascolta ridere dolcemente, cosa che a me infelice completamente ha sottratto i sensi. Infatti, non appena ti scorgo, o lesbia, non mi rimane nulla. Ma la lingua si paralizza, tenue sotto le membra scorre una fiamma, le orecchie ronzano in un suono interno, entrambi gli occhi si coprono di tenebre. E poi c'è una conclusione che non leggo perché creerebbe troppi e grossi problemi. Sia Sappho prima, perché Sappho viene prima di Catullo, sia Catullo dopo, che praticamente traduce Sappho, come voi potete vedere, sia Sappho sia Catullo non fanno altro che mettere in luce, che mettere in evidenza quella che è la esperienza dell'amore. L'amore è una passione travolgente, l'amore è qualcosa che noi non possiamo assolutamente controllare, che non possiamo assolutamente dominare. Noi ci abbandoniamo all'amore, noi siamo preda dell'amore. E l'amore crea una, diciamo così, anche una sofferenza, una piacevole sofferenza o una sofferente piacevolezza. Cioè, quando, come si fa a riconoscere che uno è innamorato? Lo si riconosce perché quando la persona innamorata vede quello che in termini un pochino classici si chiama l'amato, cioè la persona amata, non capisce più nulla, perde i sensi. E questa psicologia, che è anche una fisiologia dell'amore, è ben documentata, ben descritta
sia da Sappho sia da Caruso. C'è un termine in Sappho che è, diciamo così, che è fondamentale e si trova praticamente nell'ultima, chiamiamola quartina, e mi inonda un sudore freddo, un tremito mi scuote tutta, e sono anche, lei dice, corotera, cioè più verde dell'erba, ma non è veramente più verde, è più pallida dell'erba. Cioè, quando si vede la persona amata, si impallidisce, viene meno, diciamo così, viene meno il sangue al volto e si diventa più pallidi dell'erba, di quell'erba che è non nel suo vigore, ma appunto l'erba che ormai sta per morire. E infatti, subito dopo, Safo aggiunge: sento che non è lontana per me la morte. Ora qui bisogna stare attenti a due cose. Sia Safo sia Catullo parlano, dimostrano, diciamo così, una forma di gelosia nei confronti della persona amata, perché entrambi cominciano con sembra simile a un dio colui che. Ora, essendo Sappho è una donna, Catullo è un uomo, evidentemente sono gelosi di una donna. E qui scatta una cosa molto importante, qui scatta una osservazione molto importante, e cioè che sia Sappho sia Catullo sono di una persona di sesso maschile. Questo perché lo dico? Lo dico perché se l'amore di Catullo nei confronti di Lesbia è un amore eterosessuale, quello di Sappho nei confronti della sua, di questa donna è un amore omosessuale. Ma ai fini della fisiologia dell'amore o in considerazione della fisiologia dell'amore, sia l'amore etero sia l'amore omosessuale si comportano nello stesso modo. Cioè la reazione alla presenza o addirittura alla diciamo così, apparizione della persona amata è la stessa. Vedete, il Carme di Sappho comincia con finitai moi, cioè finitai è ambiguo, è un termine ambiguo perché significa sia diciamo così, mi sembra, sia mi appare, mi compare. E ricordiamoci che secoli dopo Dante dirà: tanto gentile, tanto onesta appare la donna mia quando ella altrui saluta, con le lingua de ben tremando, muta, e gli occhi non la indiscono di guardare. Cioè la donna gentile e onesta, dove gentile Gianfranco Contini ha ormai chiarito una volta per sempre i significati delle singole parole di questo sonetto dantesco. Quando Dante dice che tanto gentile e tanto onesta appare, pare non è semplicemente mi sembra che, ma appare significa mi si mostra in tutta la sua evidenza, come dice Contini, cioè è l'apparizione. Quando l'amante incontra l'amante o quando gli innamorati si incontrano, è una rivelazione. Sempre Dante dirà nel famoso canto Quinto dell'inferno, no? Quando parla di Paolo e Francesca, dice amor che a nulla amato, amar perdona. Cioè l'amore non tollera che chi ama non sia riamato e l'amore non tollera che chi è amato non riami. Cioè è un gioco a due e questo
È evidente. Il problema però è che la, diciamo così, positività dell'amore, la, tanto per capire, vivacità dell'amore, si scontra o si incontra con il suo opposto, cioè con la morte. Non per nulla Leopardi scriverà il famoso canto Amore e morte, no? E dice Leopardi che nella vita amore e morte sono stati create contemporaneamente nello stesso tempo e sì, amore e morte sembrano quasi diciamo così uno amore morte amore sembrano quasi la stessa parola. Ma perché amore e morte si congiungono? Amore e morte si congiungono per più di una ragione. Io ora non sono uno psicologo, non sono un esperto di psicologia dell'amore, però possiamo fare queste considerazioni. Amore e morte si congiungono, si rapportano l'uno all'altro per più ragioni. Primo, perché se c'è amore, automaticamente c'è anche il pericolo della fine dell'amore. Bambola, sciocca, com'era? Bambola falsa e vigliacca, ti amo. Nel momento in cui c'è l'amore, c'è il pericolo della fine dell'amore. Ma non è solo questo. Sia Saffo, sia Catullo, va bene? Parlano del fatto che nel momento in cui si è insieme con la persona amata si perdono i sensi. Saffo dice che si sente scoppiare in petto, gli esce solo un filo di voce, la lingua è spezzata, scorre sotto la pelle subito una fiamma, non vedo più con gli occhi. Non vedere con gli occhi significa non vedere più fisicamente. E Catullo dice più o meno la stessa cosa. Dice la lingua si paralizza, tenue sotto le membra scorre una fiamma, le orecchie ronzano di un suono interno, il latino è leggermente diverso, ma comunque va bene, e dice che le orecchie, dice Catullo, tintinnant, sembra quasi il suono di un campanello. Il campanello che in un certo senso annulla, un campanello forte annulla gli altri suoni e nello stesso tempo ti annuncia qualcosa. E poi continua Catullo, entrambi gli occhi si coprono di tenebre. Entrambi gli occhi si coprono di tenebre. Saffo aveva detto che lei non vede più con gli occhi, non vede con gli occhi. Cioè non percepisce più nulla con gli occhi. Non vedere con gli occhi sembra quasi una banalità, ma qui vuol dire, Saffo, che lei non percepisce nulla più con gli occhi. Evidentemente si è abbandonata completamente all'amore, proprio come Catullo, il quale dice che gli occhi sono coperti, va bene, tutti e due gli occhi sono coperti dal buio, dalla notte. Cosa è questo? Perché loro, cioè voglio dire Saffo e Catullo, insistono su questa mancanza, su questo buio, su questo torpore, eccetera? Perché loro stanno descrivendo non solo, ecco qui, ricordiamoci sempre quella scritta di quel ragazzo, nel cuore e nella mente. Perché l'amore è fatto non solo di sentimento, è fatto anche di fisicità. La morte, sia in Saffo sia in Catullo, è un momento particolare dell'amore. In che senso? Non nel senso che, per fortuna, i due amanti muoiono, ma nel senso che i due amanti
si abbandonano nell'orgasmo all'oblio totale del mondo circostante. L'orgasmo è l'unico momento in cui gli amanti si possiedono totalmente, ma si perdono l'uno nell'altra. Io ricordavo, ho citato su Facebook qualche giorno fa, una frase che mi pare sia, c'è cioè una frase, un'osservazione che mi pare sia di Herbert Marcuse, il famoso filosofo rivoluzionario, diciamo così, ideologo del 68. Marcuse, mi pare proprio in Eros e Civiltà, ora posso sbagliarmi, Marcuse faceva, mi pare che sia, ripeto, Marcuse, faceva una osservazione che era anche una mezza battuta. Diceva che Vladimir Lenin, capo di tutta la rivoluzione sovietica, diciamo così, colui che ha guidato e diciamo così, condotto avanti il processo di rivoluzione della Russia zarista, Vladimir Lenin, diceva, mi pare appunto Marcuse, c'è solo un caso. Lenin non pensava alla rivoluzione quando faceva l'amore con la Krupskaya. È chiaro, in quel momento, nel momento in cui Lenin si unisce alla Krupskaya, non esiste più niente. Ma non esiste più niente non solo per Lenin, ripeto, quella era una specie di battuta, ma non esiste più niente per noi, per nessuno, cioè tutti. Noi nel momento dell'amore dimentichiamo il resto. E l'oblio, il non considerare il resto del mondo, il resto della realtà, avviene non solo, diciamo soprattutto, ma non solo nel momento dell'acme, nel momento culminante del rapporto sessuale, ma nel momento stesso in cui noi vediamo. Ci incontriamo con la persona amata. Però dobbiamo sapere una cosa, dobbiamo renderci conto di una cosa, che se è vero che nel momento in cui noi ci incontriamo in tutti i sensi con la persona amata, in quello stesso momento noi poniamo le basi per una possibile, si spera non probabile, separazione. Quello che si chiamava, quello che anche Properzio chiama il discidium, cioè la separazione viene creata. Paradossalmente, le basi per la separazione vengono poste, paradossalmente, nel momento in cui si pongono le basi dello stesso amore. Ecco perché amore e morte sono strettamente connessi tra di loro. Non solo, ripeto, nel senso che l'amore ci annulla, ci fa morire, ci separa da tutto il resto, da tutto ciò che ci circonda nella nostra vita. Ma l'amore pone le basi per la sua stessa autodistruzione. E quando avverrà questa distruzione, quando avverrà la separazione, quando le basi di questa separazione da possibili diventano reali, questo nessuno lo può sapere. Nessuno lo può sapere, è vero. L'amore può essere anche eterno. L'amore può arrivare anche fino alla morte, va bene? E come dice, per esempio, Catullo nel Carme 5, nel quinto Carme, quando lui dice: viviamo, o mia lesbia, e amiamoci. E le dicerie dei vecchi
Ah, se veri, consideriamole tutte di valore pari a un soldo. I soli possono tramontare e risorgere. Noi, quando una buona volta finirà questa breve luce, c'è la vita, dobbiamo dormire un'unica notte eterna. Dammi 1.000 baci, poi 100, poi ancora 1.000, poi di nuovo 100, poi senza smettere altri 1.000, poi 100. Poi, quando ci saremo dati molte migliaia di baci, li mescoleremo per non sapere il loro numero e perché nessun malvagio ci possa guardare male, sapendo che qui ci sono tanti baci. Cioè, qui Catullo fa un'altra osservazione, e io qui ho già accennato. Nel momento, noi, l'amore è sì legata alla morte, ma l'amore è anche legata alla vita. E finché siamo in vita, dobbiamo cercare di sfruttare tutte le occasioni per darci i baci, cioè per amarci. Perché poi subentrerà la vera morte, non solo dell'amore, ma quella morte di cui parlerà poi Leopardi, cioè quella morte che è una unica, lunga notte da cui nessuno può sfuggire e può tornare indietro. Ed è significativo che in questo Carmen Catullo ribadisca ancora una volta il concetto di separazione, non questa volta fra gli amanti, ma la separazione, come dire, la scissione fra gli amanti da una parte e gli altri. Qui Catullo parla dei vecchi burberi, dei vecchi, diciamo così, troppo severi, i quali, va bene, possono invidere. Dice, lo ripeto, diamoci tanti baci, poi mescoliamoli, ne siamo, perché al fine di non sapere quanti baci sono, e poi aggiunge, aut nequis manus invidere possit. E qui viene fuori il verbo invidere, cioè perché nessun malvagio, qui nella traduzione che ho usato dice ci possa guardare male. E la traduzione, diciamo così, cerca di rendere in italiano, cerca di mantenere in italiano lo invidere del latino, guardare male, ma invidere in latino non significa guardare male. E non significa solo invidiare, cioè la gente che ci vede felici nel nostro amore ci può invidiare. E no, invidiare significa qualcosa di più potente. Vedere in, la preposizione in latino acquista anche, può acquistare il valore di un valore negativo, non come negativo nel senso di scontro, di contrarietà, di opposizione. In altri termini, invidere, va bene, significa non guardare male, ma significa fare il malocchio, gettare il malocchio. E allora ecco qui che invidere, ripeto, il verbo vedere che abbiamo trovato prima, cioè gli occhi non vedono più. Gli occhi non vedono più, dice Sappo. Gli occhi sono coperti dal buio, dice Catullo. Ma qui, nel Carmen 5, Catullo usa il verbo vedere con la preposizione in per indicare quella separazione che si crea necessariamente fra la felicità degli amanti e fra gli amanti che si mostrano felici del loro amore e gli altri che sono non solo invidiosi, ma che addirittura gettano il malocchio sugli amanti. Ecco allora che in questo caso l'odio non è tanto fra gli amanti, ma è fra gli altri e gli amanti. Sono gli altri che odiano gli amanti, perché gli amanti sono felici del loro amore, mentre gli altri sono
evidentemente invidiosi e quindi gettano malocchio, che non esiste ovviamente, ma questo ora non ci importa, sugli amanti. Ecco allora che sia Safo, sia Catullo, sia Properzio e un po' tutta la letteratura antica ha cercato proprio di specificare, di far capire come l'amore sia un sentimento che, se da una parte unisce, dall'altra necessariamente separa. E l'amore, nel momento in cui si autogenera, nel momento in cui si crea se stesso, ripeto, crea anche le basi per la sua rottura, che poi si può trasformare in odio. Sono delle osservazioni che questi poeti antichi, ripeto, Safo, Catullo, ma si potrebbero aggiungere altri poeti dell'antichità, sia greca sia latina, sono delle osservazioni che riguardano ovviamente l'amore fisico, l'amore, diciamo così, nel suo significato letterale, il vero amore, amore che è fatto anche di sesso, di annullamento reciproco, perché gli amanti, come abbiamo detto prima, si annullano nell'atto d'amore. Vedremo la prossima volta altri testi di altri autori, perché noi pensiamo che questa visione carnale, va bene, fisica dell'amore, sia solo di poeti, diciamo così, tra virgolette, laici, cioè non religiosi, ma ci sono dei testi religiosi altrettanto pregnanti da un punto di vista dell'amore fisico quanto dell'amore, diciamo così, metafisico. Vedremo la prossima volta due autori che, guarda caso, parlano dell'amore, due autori, sì, diciamo due autori, due personaggi distanti nel tempo, molto distanti nel tempo, ma accomunati dalla fede religiosa o più che altro proprio dall'estasi amorosa. Io parlo del Cantico dei Cantici attribuito a Salomone, e parlo poi, si potrebbe anche parlare del Cantico delle Creature, no? Di San Francesco, si potrebbe prendere poi in considerazione quel personaggio così sconvolgente in tutti i sensi, che è San Giovanni della Croce, che parla appunto dell'amore nei confronti di Dio, proprio come si parla dell'amore nei confronti di una donna. Ma quello che è importante capire è che è sintetizzato in quella scritta su quel muro, vedete, a distanza di centinaia di anni, anzi di migliaia di anni, secoli e secoli, la fisiologia, la dell'amore e quindi dell'odio ritornano pari pari. Quella scritta su quel muro di Chieti altro non è che il voler dichiarare il suo amore nei confronti di una persona che ha rotto l'amore. Tu non hai capito nulla, la doppia negazione, non hai capito, cioè non hai sentito. Quel capire si lega al cuore e alla mente, perché un capire, un capio, capio significa anche afferrare, cioè non hai capito nulla, significa anche tu non hai tenuto, non hai saputo tenere, mantenere, afferrare quello che io provavo e provo per te, che non è solo che lo provava, ma lo prova ancora, ti amo. Ed è una frase posta dopo una specie di vocativo, bambola, frase che è anche una accusa, no?
stronza, io ti amo nonostante tu sia. Catullo si rivolge a Lesbo e gli dice: Mala es, gli dice una volta, che non va tradotto sicuramente così cattiva, ma sei una bella stronza. La stessa cosa è qui: bambola, falsa e vigliacca. Noi ci aspetteremmo una parola, direbbero gli inglesi, una four-letter word, cioè una parolaccia, invece no, ti amo. È quello che poi segna proprio il punto massimo di quest'amore, è quei 9.529 km con te nel cuore e nella mente, che potrebbe anche significare che lui è andato via da lei, è stato costretto ad andare via da lei, percorrendo 9.529 km senza dimenticarla. Anche perché, e concludo, una volta che si ama, anche se poi subentra la separazione, l'amore non lo si scorda mai. E non solo il primo amore, anche il secondo, il terzo, il quarto e il millesimo amore. E concludo qui. Ma voglio concludere con un aneddoto che non c'entra niente con l'amore, ma c'entra col malocchio, attribuito a Benedetto Croce, a Don Benedetto. Una volta un intervistatore pare che abbia chiesto al famoso filosofo abruzzese napoletano, dice: Don Benedetto, ma lei crede al malocchio? E allora lui rispose: come filosofo dico subito no. Come uomo di cultura dico, ma ci si può fare uno studio, come uomo normale dico, ma facciamo gli scongiuri perché non si può mai sapere. E così nell'amore, l'amore eterno, ma facciamo gli scongiuri perché non si può mai sapere. E qui mi fermo e vi ringrazio per l'attenzione prestata. Grazie. Eccoci, eccoci, grazie Spero che tutto Luciano. sia andato per il bene. Benissimo, Com'è vedi? andata? Benissimo, Si è Luciano. sentito? Sì. Beh, meno male, Senti, va. Meno male. vediamo se Sì. c'è qualcuno che ti vuole fare qualche domanda. Vediamo un po' perché. Qua. Sto Vediamo, vediamo. Se avete voglia di intervenire, potete riattivare qui. l'audio. C'era un commento. C'è un commento qui, o forse no? Sì. No, Anna Ah, Rita che ok. andava via. Anna Rita che saluta il prof e dice che ci vediamo venerdì. Grazie. Grazie. Quindi nessuno vuole intervenire e dire qualcosa sull'amore eterno, sull'amore umano, diciamo. Diciamo che la lezione di oggi, ve lo ricordo, si intitolava Ti amo perché ti odio. Maria Cristina ti manda i saluti, Maria Cristina Esposito dice grazie Ricambio. professore. Ricambio cordialmente. Dice grazie Luciano, splendida lezione. No, va bene, grazie. Va bene, allora Molto gentili, chi vuole dire troppo qualcosa? gentili. Chi vuole intervenire? Nessuno? Si sono, vi siete spaventati da Saffo e Catullo, dite la verità, questa è la verità. No, che con il prof ti viene sempre voglia di innamorarti di nuovo, capito? Qual è il discorso? Ogni, Brava ogni, Gioia. Grazie, ogni, ogni. prof. A piacere. Grazie a voi. Va Grazie a voi. Il fatto bene. che fare lezioni così è brutto, però che Ci vogliamo fare? manca il contatto. Ora vediamo un attimo. C'è il contatto, è fredda la cosa, però ragazzi non possiamo fare niente di più per ora. Va bene. Speriamo che un domani si Magari, possa che ne tornare a so, fare quest'estate. questi incontri in presenza. Tutto Sì, speriamo, speriamo. qua. Va bene, allora, Dai, se c'è qualcuno che vuole tutto intervenire, lasciamo la parola, altrimenti ci salutiamo. ottimo. Grazie mille. Grazie a te, Gioia. Grazie a voi.
Va bene. Ciao Nadia, Nessuno è ciao, sono Caterina. innamorato. No, ciao, io sono Caterina. Ciao Cate, ti vedo, sì, ti vedo. Ascolta, volevo sapere, no? Come si fa a guarire dall'odio? Cioè, uno vede una persona innamorata, due persone che si baciano, si innamorano, sono innamorati e tu non ce l'hai, o è finito. Quindi subentra l'odio. Come si fa a guarire in questo caso dall'odio? Lucia, come si Io fa? ho detto che non sono psicologo, quindi non lo so. Se uno è religioso, con il Prega. perdono. Se non è religioso, ti tiene l'odio. Ti tieni l'odio. Se lo Purtroppo è tiene, così. giusto. Se lo Oppure tiene, prova poi a purtroppo. trasformarlo in amore, probabilmente, con un po' di pazienza, con tanta pazienza, forse, non lo so. Ma se odi è difficile che Guardando, riesci a innamorarti, però. No. Ti tiene l'odio, non è difficile solo trasformarlo in se amore dopo? ma verso in altre persone non mi sembra una non è cosa. facile, Non non è è facile, facile, non è perché facile, subendo il perdono, no. poi perdonare pure quello non è E facile, quello però l'ho non è detto, impossibile. se c'è il perdono sì, ci deve essere Esatto. perdono. Bisogna Deve essere essere prima profondamente il perdono. cristiani per poter. Bisogna essere molto cristiani. Totalmente, totalmente, totalmente. Oppure credere totalmente Però, sai, nell'amore, oppure credere nella forza dell'amore che può risolvere tutto, no? È la forza che fa camminare il mondo, no? Dice. L'amore è quello che si dice, l'amore risolve tutto. Certo è che anche a perdonare tutta questa però forza della crea anche dei problemi. Però crea anche dei problemi È vero, Luciano, crea molti problemi. perché appunto ma crea odio degli altri, per esempio, crea invidia, Invidia. crea separazione, porta anche a isolarsi dagli altri. Quindi, indubbiamente, è una cosa bella, stupenda, una cosa meravigliosa, no? Tavola, che è un film, no? Però però, come tutte le cose, no? È a doppia faccia, se L'amore è anche non sofferenza. tripla faccia, io, lui, lei, o io, lei, insomma, no? L'altro. Rapporto a tre, ma di cui Catullo era molto esperto, tra l'altro, ne aveva visti di tutti i colori. Quindi Però, l'amore come è si fa? sofferenza. Dico, Sì, l'amore è anche, sofferenza. assolutamente. Sì, Sofferenza, come dice, piacevolmente sofferenza, perché se poi subentra anche la paura di innamorarsi, uno non vive più. appunto. Esattamente. Per Quindi viva sofferenza l'amore perché comunque. uno ha sempre paura di perderlo. Sì, siamo d'accordo. Sì, è vero, è vero. Infatti penso che il contrario dell'amore non è Dobbiamo tanto l'odio, ma quanto la paura. La essere paura, come dice lei, d'accordo. di perderlo, la paura di non averlo. È più Sì, paura che odio, però se forse. sì, c'è indubbiamente questo, però poi quando la paura diventa troppa e può subentrare l'odio, può. Non dico che subentri necessariamente, può Certo, poi subentrare. ognuno lo vive a modo suo, è chiaro, ognuno di noi vive a È modo suo certo, tutto, come secondo le no? proprie esperienze, secondo il proprio ambiente, secondo anche il proprio È credo. certo, è come no? È certo. Comunque, cioè, dico sempre, viva l'amore comunque. E siamo d'accordo. Va bene, Siamo questo mette d'accordo tutti. assolutamente Grazie, grazie d'accordo. mille. Grazie a te. Grazie Va bene. Allora, se non c'è più nessun altro, noi diamo appuntamento alla prossima settimana, sempre con il professor Vita Colonna. Parleremo sempre di amore e odio. Ti amo perché ti odio, anzi, io ti odio perché ti amo, non lo so. E questa è una bella. ma Una bella. la prossima volta sarà più totalità d'amore che odio, perché vedremo dei testi che io e Nadia ti Grazie. faccio avere, Sì, va bene, d'accordo? mandami i test. Allora, lì ci trovo. Va bene? Bene. E
Ascolta, noi ci colleghiamo prima perché dunque io mercoledì prossimo ho lezione fino alle 4 e quindi poi dalle 4 alle 5 ci possiamo, diciamo 4 e un quarto, in poi ci possiamo fare le prove, dai, così Va bene, mettiamo tutto a puntino. se tu mi Va bene? mandi, sì, perfetto, se mi mandi il Adesso va materiale, bene però, visto? Ora va bene. Aspetta. Va bene. Evidentemente c'era qualcosa che non andava. All'inizio. Io ho fatto diverse tesi a distanza, solo una volta ho passato i guai e ho dovuto fare la discussione tramite cellulare. Quindi quel giorno evidentemente le connessioni o la connessione del mio computer non funzionava, perché del resto. Dipende anche dal tempo, perché se ci sono temporali e così via, c'è un macello, veramente un macello. Comunque, oggi alla fine è andata bene, Ma noi per questo motivo solitamente chiediamo ai relatori di venire qui alla Sirena perché qui abbiamo una buona connessione e non abbiamo problemi. Però oggi abbiamo fatto questo esperimento che alla fine ha funzionato, quindi va bene così. ha funzionato. Sì. Comunque, prendiamo un po' prima. Prendiamo Sì. Ci sentiamo prima. Luciano, tu mandami prima il materiale un po' prima. Va bene. così. Sì, mando il materiale in settimana. Perfetto, così Non lo condividiamo sul gruppo e ce l'hanno già tutti perché Ok. oltretutto Va bene. qualcuno ci ha detto che su Facebook si vedeva piccolo. Il testo, per cui magari se glielo possiamo mandare Per in email, forza. certo. Va Ok, bene. va bene. D'accordo. Allora, Va grazie bene. mille. Grazie a tutti. Intanto ci A vediamo voi. per chi Grazie a fa i voi. laboratori. Ci Ci vediamo vediamo. Ciao, presto. buonasera a tutti. Ciao. Ciao. Ciao a Ciao, tutti. arrivederci. Buonasera a Ciao. tutti. Ciao. Grazie. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.